La caffettiera Moka è una quasi macchina termica. Vediamo come funziona e che cosa le manca per essere una vera macchina termica. Funziona così: si riempie la parte inferiore d'acqua, poi si mette sul fuoco, sul fornello, e il calore fa vaporizzare quest'acqua, a cominciare dalla superficie. Quindi l'acqua comincia a vaporizzare quassù e questo vapore che si forma inizia a spingere con la sua pressione P, inizia a spingere sulla superficie dell'acqua. Quindi più vapore si forma, più spinge la superficie dell'acqua e l'acqua è costretta ad incanalarsi su per questo tubicino che poi va a terminare nel filtro dove è il caffè. Qua dentro c'è il caffè. Quindi l'acqua spinta dalla pressione del vapore attraversa il filtro del caffè, prende l'aroma del caffè e poi si trasferisce nella parte superiore. Alla fine tutta l'acqua che stava nella parte inferiore si è trasferita nella parte superiore e nella parte inferiore è rimasto soltanto il vapore, magari con un piccolo strato d'acqua che è rimasto qua giù in fondo, che si trova al di sotto del beccuccio qua di questo canale. L'effetto netto è stato che una quantità d'acqua che si trovava in basso è stata spostata e sollevata in alto. Quindi è stato compiuto del lavoro, perché una forza ha spinto questa quantità d'acqua che era in basso, l'ha spinta verso l'alto e l'ha spostata. Quindi abbiamo una forza che spinge l'acqua, la solleva. Una forza e uno spostamento. Il lavoro è proprio questo, è una forza che spinge un oggetto e lo solleva. Questo è il senso della frase potenza motrice del fuoco, cioè il calore ha compiuto lavoro meccanico. Il fuoco è stato il protagonista del lavoro. Il fuoco ha prodotto movimento, il movimento dell'acqua. Questa macchinetta, la Moka, somiglia un po' alla macchina termica di Savory. Anche la macchina di Savory, infatti, prendeva dell'acqua dal fondo della miniera e la spostava in superficie. Però la macchina di Savory era una vera macchina termica, la Moka non lo è, perché manca la ciclicità. Cioè la moka funziona una sola volta, dopodiché va aperta, va rimessa l'acqua e così via. Se funzionasse in modo ciclico, sarebbe una vera macchina termica.